Siete pronti? Sì, signor capitano! Non ho capito! Siete pronti? Sì, signor capitano! Oh! Eccoci che entriamo al Krusty Krab! Bellissimo! Papà? Ho fame! Siamo qui apposta! Vedo che hanno già servito... Ma non c'è nessuno che lavora in questo posto? Forse dobbiamo farceli noi, guarda che colorito strano che hanno! Eh sì, sono un po' pallidini! Un po' come... me! È da tanto che non prendo il sole! Mi fai star qua sotto l'oceano! È tutto buio, non ci sono neanche i raggi del sole qua sotto! Lo so, Locchino, ti prometto che ti porterò su un'isola! Allora, prendiamo sti hamburger schifosi... Dov'è un cestino? Ecco, buttiamoli qui dietro! Dove sei andato? No, niente, qui non ci puoi entrare! Che cosa c'è qui dentro? No, Locchino, non puoi entrare! No, fermo! Sembra che tu stia nascondendo qualcosa! Sì, un altro figlio! Cosa? No, vabbè, Maria, io esco. No, ciao Maria. Ciao a tutti. Va bene, Locchino, allora seguimi che dobbiamo creare il no... Locchino? Sono rimasto chiuso fuori. Ci penso io, vieni. Ecco, so che non sei abbastanza alto per usare le maniglie. Per prima cosa, Locchino, ti ricordi come si fa un hamburger? No, bisogna usare... non lo so, bisogna usare la colla, poi le matite, però solamente la tempera e... Poi possiamo usare... No, Locchino, fermati, così ci ammazzi la gente. E dato che dobbiamo mangiarlo noi, ci ammazzi a noi. Quindi, vediamo se c'è qualcosa qua. Oh, siete pronti, ragazzi? Sì, signora capitano. Abbiamo trovato un po' di patate, un po' di carne, un po' di formaggi, anche dell'insalata. Locchino, sei pronto? Ti do un compito. Devi prendere questa carne e queste patate qui. Stai attento a non scottarti. Aia, scotta la patata. No, quando la cucini, Locchino... Vedi qui c'è un forno. Devi entrare dentro al forno. Non con la testa, Non con la testa. No, ho visto già che stai facendo. Vai, entra dentro il forno e ci metti dentro la carne, le patate. Vediamo. Benissimo, le sta cucinando l'occhino. Sei pronto per andare a Masterchef? Papà, sento un po' puzza. Hai cacato. No, no, la puzza è il bruciato. Guarda che schifo che c'è. Sta bruciando tutto, si sta cuocendo. E tra un po' arrivano anche le patatine fritte. Ma adesso assisti alla magia. Ti preparerò il Krabby Patty più buono che tu abbia mai visto. Pronto? Ecco, pronto il Krabby Patty. No, ladro, ridammelo. Dammelo subito. Ecco, allontanati. Fai finta che vai al tavolo a mangiare. Vai. Va bene, ho fame, sbrigati, signor cameriere. Sì, adesso sono anche il cuoco. Allora, abbiamo messo l'hamburger al pass. Ora, passiamo di qui e dovremmo fare un po' di parkour. Oh, sì, l'ho preso, Locchino! Si mangia! Ok, allora, pronto, eh? Allora, dobbiamo fare prima la preghierina. Sei pronto? Papà, ma quest'intro è lunghissima, non doveva essere casa contro casa? Va bene, buon appetito! Ma me l'hai mangiato tu? Krusty Krab, addio. Ci rivedremo. Addio, Krusty Krab. Sì, certo. Andiamo a costruire. Tu cosa vuoi costruire? La casa di Patrick. Sì, la casa di Patrick è un pezzo di... è un sasso. Fai qualcosa di più complicato. Io vado a costruire la mia. Ciao, Locchino. Benissimo, ragazzi. Finalmente. Tra l'altro avete visto che metà della mia skin è nera? Eh sì, è stata colpa di Squiddy o di Venom. Allora, per fare la casa di SpongeBob avevo in mente un qualcosina che voi vi ricordate tantissimo. Il Krusty Krab purtroppo me l'hanno già rubato. Ma possiamo fare la casa di SpongeBob. Seguite il vostro capitano. Portate in alto la mano. Non la destra, perché sennò è apologia di... Questo ingresso andrà benissimo per il nostro amico spugnoso con i pantaloni quadrati. Prenderemo una bella porta di ferro e ce la piazzeremo esattamente qui. Cioè, vi rendete conto che SpongeBob si chiama SpongeBob pantaloni quadrati in inglese? Tra l'altro, guardate che bella questa cascata bagnata. Mandati attraverso una gocciolina. Iniziamo a costruire l'ananas. L'ananas. Allora, lo ammetto, sto seguendo un tutorial su... No, non è vero, è tutta pura fantasia questa. Non l'ho mai visto da nessuna parte. La casa di SpongeBob più bella che sia mai esistita. Sta venendo benissimo, seguite tutti i passaggi e riuscirete anche voi a fare una casa di SpongeBob spettacolare. Dite che sta venendo? Sembra proprio un ananas o un uovo, non lo so. Aspettate che voglio cambiare la skin, voglio mettermi tipo SpongeBob.
Ehi, Krabby! Ora dobbiamo chiudere solamente quest'ananas spungiglioso. Sapete che io ho sempre voluto usare quel meme vecchissimo, tipo 2 hours later. E adesso mentre costruisco lo posso finalmente mettere senza che sembri un boomer. 6.5 hours later. Ho dovuto fargli il culettino un pochino più sporgente, perché sennò la casa sarebbe stata piccolissima. Ma guardandola da qui sembra veramente un ananas. Ora dovremo fare la finestrella classica di SpongeBob, che è questa qui. Prepariamoci un vetrino blu. Anzi, una finestra così che sembra un oblò. Bellissimo. Stessa cosa qui. Che bella. Dovete sapere che ogni 5 minuti questo mondo, da quando abbiamo iniziato la sfida, si allargherà. Guardate, tra l'altro ho visto sbirciato, non si può entrare. C'è qualcosa che... perché l'occhino non vuol farci entrare? Aspetta, chiamiamo l'occhino. L'occhino! Dimmi, guarda che sono di fianco a te. Non c'è bisogno di urlare, eh. L'occhino, senti i tuoi passettini schifosini. Ah! Aiuto! Che schifo! Scusami. Come che schifo? Sono tuo figlio. Lo so, Lucchino. Allora, stai costruendo? Sì, sto costruendo. Mi piace molto quello che sto facendo. E mi piace molto il tema di Squid Game. Come Squid Game? Lucchino, ti ho detto SpongeBob, non hai capito niente. Cosa c'è dentro quella zucca quadrata? Cosa c'è dentro quella zucca quadrata, Lucchino? Prendile tutte, Senti, perché mi hai chiamato? Io stavo costruendo la mia casa e devo venire qui a vedere la tua cacca arancione. Senti, prendi tutto un ananas. Ananas! Ananas! Questo è un ananas. Ma tu l'hai mai vista la frutta? In realtà non mi piace la frutta. Tra l'altro, scrivetemi nei commenti se a voi piace la frutta e la verdura. A me decisamente no, sono rimasto ancora un bimbo viziatello. Tu cosa fai no con la testa? A te ti piace la frutta? Sì, a me piace tantissimo la frutta. Dai, chiedimi che frutta mi piace. Chiedimi che frutta mi piace. Che frutta ti piace? Che frutta ti piace? Mi piace la banana. Mi piace la banana. Mi piace la banana. Mi piace la banana. Mi piace. La lecco e la infilo nella bocca? Sono sempre male, papà. Ma perché? Non lo so. Facciamo così. Mi giro un attimo, ok? Tu mi fai toc toc, io ti dico chi è, e tu mi dici lupo mangia frutta, che frutta vuoi, e tu mi dici il frutto che vuoi, ok? Va bene. Ok. Ok, scusa, ero io. Toc toc. No, aspetta, cosa fai? Toc toc. Chi è? Sono un lupo mangia frutta. Vai fuori dalla mia proprietà o ti ammazzo. A parte che questa è casa mia, cioè, sto costruendo, vabbè. Che frutta vuoi? La banana. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cos'è? Ma l'occhino così spawnato. Non lo so. Ho pensato tantissimo a banana. E poi un'altra cosa che mi piaceva, che erano i dinosauri. L'occhino, ma questa è un bananazilla? Forse, sì. Ho visto... Oh mamma! Aiuto papà! Ho combinato un casino! Il bananazilla ci vuole uccidere! A few moments later. Aspetta, Lucchino! Ti darò una minigun! Se usare la minigun? No! Cos'è? Una pistola piccola? No! È questa! Vai! Tieni premuto il destro, Lucchino! Ne prendo una anch'io! Aspetta a sparare, Spariamo insieme! 3! Padre e figlio! 3! 2! 1! Tasto sinistro! Basta, è morto, l'occhino, raccoglilo. Raccoglio, bravissimo. Oh, mi piacciono queste cose con le armi. Perché non me le hai mai date? Perché non si danno le armi a un bambino. Comunque, niente, volevo... A posto, grazie mille. Bravo, bambino responsabile. Vai, balla, l'occhino, torna a costruire, vai! A questo punto che abbiamo fatto le finestrelle e l'ananas, potremo procedere con le foglioline. Le foglioline sono difficili, sembrano facili, ma sono molto insidiose. Si infilano dove... come la banana di Locchino. Cioè, quella che mangio. Che... vabbè, avete capito. E ve l'ho detto che ogni 5 minuti dovrebbe... Oh mio Dio! Ve lo stavo per dire! Ogni 5 minuti questa arena dovrebbe sommergersi. Lo so che stai annegando, Locchino, devi entrare in casa. Prova a entrare in casa. Oh mamma, perché non entro in casa? Locchino! Stiamo annegando! Devi andare verso l'alto. Locchino, vai verso l'alto. Nuota! Sto risalendo! Aspetta. Ce l'ho fatta, papino.
Lucchino, devi continuare a usare i piedini, capito? Non devi fare come quando vendevi le foto dei piedini. Devi muoverli adesso. Stai qui finché non finisce l'acqua. Oppure proviamo, aspetta, immergiamoci. Proviamo a costruire sotto l'acqua. È insidiosa, ci potrebbero essere dei mostri marini. Guarda, Lucchino, il tuo microfono non è sott'acqua. Basta, è finito? Sì. Allora io continuo a costruire il mio. Tra l'altro voglio fare che questo ananas va addirittura fuori. Sei già andato. Guarda che bellino. Vai, annega. Vai, non vuoi costruire. Vai. Allora facciamo che il nostro ananas esce fuori addirittura da qua. So che vedrete un po' scurino, ma dura poco di solito questo piccolo inconveniente. One eternity later. Quanto sono belle le sfide di casa contro casa. E voi che me le chiedete sempre. E io che non le faccio mai perché... a trovare queste idee. C'è proprio la casa di SpongeBob. Ci ho pensato 2 settimane, eh. 3 weeks later. Dai, vi prometto che se lasciate un bel mi piace, arriviamo a una cifra esorbitante di mi piace, anche settimana prossima posso regalarvi un altro bellissimo casa contro casa con l'occhino. Io mi diverto tantissimo con mio figlio. Voi vi divertite tantissimo a vederlo. L'ananas è venuto benissimo. E boh, spero che quest'acqua... Oh, si è tolta tutta l'acqua. Ma dove è finito il mio cactus? Ho perso tutto il mio cactus. Adesso il meme da boomer, eh. 2 hours later. A questo punto dobbiamo creare un po' di pattern. Dovremmo aggiungere un po' di colorino strano per farlo sembrare che è un cactus. Sapete che il cactus è un po' tutto a righe? Guardate già com'è più bello. 20 minutes later. Poi si sa che SpongeBob tiene molto alla sua lumaca e alle sue piantine. Ma in questa versione, se... vediamo se si può mettere. Sì, si può mettere il cactus. Così che sembrano delle bellissime alghe da giardino. Voi ce l'avete delle alghe da giardino? No, perché non vivete sott'acqua come SpongeBob. Ma l'ingresso è decisamente diventato più carino. Poi se facessi una stradina che arriva fino qui e mettessi un po' di alghette all'ingresso. Che carina. Sto spudoratamente copiando un tutorial, ma lo sto facendo dannatamente bene. Poi una cosa carina che si può aggiungere. Sapete che SpongeBob è molto no sense. SpongeBob ha un camino in casa sua. E tu dici, Locky, ma lui non vive sott'acqua. Come fa ad avere un camino? Eppure ha un camino. Prendiamo una slab e dovrebbe essere bellissimo. Questa costruzione, tra l'altro, io mi divertivo prima a fare delle costruzioni con le mod, ma adesso faccio solamente costruzioni che si possono ricreare anche in vanilla, quindi potete anche copiarle. Ok, adesso funziona. Ehi! Dai, fammi entrare. Benissimo, siamo all'interno della casa di SpongeBob. Un po' buietta. Si crede che casa di SpongeBob sia piccolissima, ma adesso vi faccio vedere un'immagine con la quale capirete quanto è grande casa di SpongeBob. Ha tantissime stanze, noi non potremo rifarle tutte. Però possiamo fare questo. Sarà difficile adesso per voi capire, perché abbiamo veramente poco spazio. D'altronde è una sfida, e le sfide ovviamente sono difficili. Dobbiamo costruire entro questo limite giallo. Non possiamo farla più grande di questo, purtroppo. Come l'occhino. L'occhino vorrebbe andare a scuola, fare le medie, ma purtroppo il suo cervello è piccolissimo. Più di quello non può fare. Quindi continuerà ad andare all'elementare all'infinito. Mi ricordo che SpongeBob aveva un pesce qua appeso alla parete. E poi la poltrona rossa. Eccola! È identica. Abbiamo trovato la poltrona rossa. Di fianco al divanetto verde, perfetta. Il secondo piano lo facciamo di legno. Però dovete sapere che in realtà SpongeBob, avendo i muri azzurri, noi adesso dobbiamo fare una piccola operazione da in bianchino. Il problema è che, dato che i muri sono azzurri, sì, lo sto per dire, farò l'azzurrino. E quindi possiamo continuare a fare la nostra imbiancatura. Mi piace imbiancare. 6 hours later. All'occhino invece, per altri motivi che non vi dico, gli piace essere imbiancato. Non da me, ovviamente. Ognuno, diciamo, che ha i suoi gusti. Io non l'ho mai giudicato per cosa gli piacesse, per cosa non gli piacesse. Ha deciso che l'occhino gli piace essere imbiancato. Fatti suoi. Non ne voglio sapere nulla. Abbiamo quasi finito di imbiancare azzurrinare casa di SpongeBob. Eccola qui, bellissima. Adesso qui faremo sia il bagno che la stanza da letto. Qua c'è una bella finestrella che potrebbe essere quella del bagno. Però io voglio aggiungere una bella finestra qua, tipo larga così. Bellina questa finestra che dà direttamente sul nostro luogo di lavoro, il Krusty Krab. Poi mettiamo il bagno qui e lo riempiamo d'acqua, ovviamente. Non può stare senza acqua questo bagno.
Riempiti! Qui ci va il lavandino e qui il water. Lo sto facendo identico al cartone. Questa è una cosa bella. Mettiamo delle persiane perché sennò possiamo anche chiuderle così che Krabby non ci vede mentre non andiamo a lavoro. Altra acquettina qui. Poi una scoreggina. E il bagno è fatto. Per il letto invece SpongeBob ha un fonografo qui che tipo gli fa da sveglia. Guardate, è identico su un barile. Poi ha delle scale bianche esattamente come queste qui che vanno sopra. E sopra voi dite, ma sopra c'è il tetto. Esatto, ci dovrebbe essere il tetto. E sopra il tetto c'è una zona segreta che nessuno ha mai visto. Ma in realtà, qui dove sono le foglioline dell'ananas, ci si può vivere in realtà. C'è un piccolo spazio per giocare con la nostra lumaca. Possiamo far così e farlo diventare tutto d'erbetta. Benissimo, stiamo facendo quasi tutte le stanze di SpongeBob. E questa cosa non l'ho mai capita. SpongeBob ha tre letti, uno sopra all'altro. Non chiedetemi perché ha tre materassi, uno sopra l'altro. Ecco qua, tre materassi uno sopra l'altro. Che brutta sta casa. Dai, tanto lo so che Locchino avrà fatto qualcosa di meglio. Questo fa schifo. Che bruttissimo. E questa è la mega libreria di SpongeBob. Fa schifo la casa di SpongeBob, non c'è niente in realtà. Ma siamo pronti. Spugna contro spugna. Guardate che spugna contro spugna, perché sono spugna. Vabbè, siamo pronti. Questo è il momento della verità in cui sarete voi a decidere con un commento chi ha vinto tra me e Locchino. Siete pronti? Sì, signor capitano. Locchino, tu sei pronto? Sì, signor capitano. Devi dire sì, chef. Ma che c'entra? 3 2 1 0 Oh mio Dio, Locchino. Cos'è? Dove sei, tra l'altro? Guarda in alto. Ah, sei lì? Sì, mi sono arrampicato qui, non so più come scegliere. Sì, destra o sinistra? Scendere, volevo dire. Ho le vertigini, mi gira tutta la testa. Many tic tacs later. No, Locchino, quello è perché sei scemo, c'è poco... Hai un cervello piccolissimo e quindi ti sballottola in testa appena ti muovi. Ti prendo un po' d'acqua, eh? Sei pronto? Devi mirare bene quest'acqua. 3, 2, 1... Non ti schiantare, non ti schiantare, non ti schiantare! Aia. Ho sentito le ossa rompersi. Ma sai che bella sarebbe casa tua? Oh, cosa stai facendo? 1 hour later. Dimmi se non è più bella così? Fa schifo. A dire la verità, a me piace di più così. Non lo so. Ma adesso mi bagno i piedi quando entro. Tranquillo. Stai parlando con una spugna, asciugo tutto. Guarda. Opla, hai visto? The next day. Vediamo un po' com'è casa di Locchino. Aspetta, aspetta. Bisogna pulirsi i piedi. E qua c'è scritto divieto d'ingresso a SpongeBob. Oh cazzo! Come farò mai adesso? Ma hai detto una parolaccia? No, no. Non ho detto... Oh! Non c'è più SpongeBob. No, ma così non vale. No, vale come? Divieto d'ingresso a SpongeBob. Addios. Devi suonare il campanello perché tu lo sai che... Ah, ma giusto, questa è la casa di Squiddy. Ecco perché c'è divieto ingresso a SpongeBob. Perché lui odia SpongeBob. Esattamente. Devi stare molto attento. Devi essere molto silenzioso e non disturbarlo. Perché lui ha dei pisolini ogni 5 minuti che quando... Dai, zitto. Din don, din don, din don. No, non devi far così, poi si arrabbia. Magari non è in casa, proviamo a entrare. Prova, ma è prima tu però, ci sono le trappole. Le trappole? Non ci credo. Ma la tua è molto più bella della mia. No, ragazzi, dovete votare me, non vale, eh. No, cosa? La tua fa schifo. Proprio come nel cartone. E questi qui cosa sono? Stavo dicendo, ti gocciola in casa. C'è le perdite, guarda, è pieno di goccioline, cos'è successo? Quello te lo devo spiegare. Quando arrivano i miei parenti dall'est, occupano tutto il piano di sopra. Adesso andiamo a vederlo. Bello questo modo per salire, eh. Ti sto aspettando. Sei lento. Locchino, dammi una mano. Dammi una mano, non riesco a salire. Che casa di Emmental. Oh no, ti sta morendo il parente. No, Franco. Cioè, tu hai un parente che si chiama Franco? Oh, Franco. Oh, Franco. Non dare da mangiare a chi? A Franco. Se qualcuno gli ha dato da mangiare, e lui, sai, ha il colesterolo alto, quindi... No! No, Gigino Carmine! Gigino Carmine! Locchino, dove sei andato a fare sti parenti?
No! Ma l'occhino ti sta morendo un altro! Ah, queste sono le sue ceneri? Linksack, l'occhino te ne è morto un altro di parente! Sì, U di nome e Carmine di cognome. No, 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 mi sono appena lavato. Toh, tieni un po' di ceneri. Grazie, grazie, bellissime. Vai, l'occhino, dimmi come si sta con i tuoi parenti. Ho capito perché stanno morendo. Perché qua sotto non si respira. Voi scrivetemi se vi piace la frutta, la verdura e chi ha vinto tra me e l'occhino. Ma non era tanto bella come la mia. Cioè, guardate la mia che bella, guardate la sua che brutta. Da Locchi e l'occhino al Krusty Krab è tutto. Noi vi salutiamo e ci rivedremo in un prossimo Casa contro Casa. Ok.